Ciao ragazzi, come sempre Never Give Up. Oggi parliamo di bicipiti, ma prima di passare dalla palestra per farvi vedere un workout che potete fare per ingrossare i vostri muscoli dei bicipiti, vi voglio dare qualche nozione tecnica e qualche accorgimento. Innanzitutto dovete sapere che il bicipite è un muscolo biarticolare, composto da un capo lungo e da un capo corto che difficilmente verranno isolati durante un esercizio, ma che ovviamente esistono dei metodi per stimolare più uno rispetto all'altro. Se siete però dei principianti, la cosa che dovete pensare più di tutte è eseguire perfettamente l'esercizio. Imparare la tecnica, imparare a gestire il carico e poi potete pensare anche di aumentare la ghisa sui bilancieri. Arnold diceva che per aumentare il volume del bicipite bisogna innanzitutto concentrarsi, stimolare il bicipite sentendo la pompa, quindi avendo la percezione di questa pompa sul bicipite. Poi bisogna effettuare un workout dove c'è un mix dell'uso di bilancieri, esercizi fatti con i manubri ed esercizi fatti ai carri. Dovete pensare che eseguire un esercizio in palestra in maniera eccellente è fondamentale per poter poi pensare di aumentare il carico. Una volta aumentato il carico, non dovete mai esagerare al punto da essere dipendenti da uno spotter o essere dipendenti da un chaiting eccessivo. Il chaiting è quella tecnica che viene usata dai professionisti quando il carico è eccessivo. E quindi si comincia a sporcare l'esecuzione quel tanto che basta per effettuare ancora qualche contrazione muscolare. Soprattutto i principianti tendono a dimenticare la fase negativa, quindi la fase eccentrica del movimento, perché la loro unica concentrazione è volta alla fase di contrazione, perché ritengono che la fase di eccentrica sia una fase inutile che porta via soltanto delle energie. In realtà la fase eccentrica è fondamentale per lo sviluppo del tuo bicipite, fondamentale. Negli esercizi che andremo a vedere c'è un esercizio che è il principale, che è il curl, fatto in piedi col bilanciere e Z, sarebbe quello angolato, ma potete farlo anche col bilanciere dritto. Poi ci sono altri quattro esercizi, di cui l'ultimo, che vi invito a vedere perché è molto particolare, è un concentrato fatto in piedi. Ve lo consiglio, se qualcuno non l'ha mai fatto, lo potete provare, però attenzione alla schiena. Di questi cinque esercizi potrete farli anche tutti e cinque nello stesso workout, ovviamente però riducendo il numero di serie. Quindi magari se doveste fare due serie per esercizio, potreste fare tutti e cinque gli esercizi. Se però volete concentrarvi maggiormente sull'esercizio di base e utilizzare gli altri come accessori, allora potete fare 4 serie del primo esercizio, 3 e 2, scegliendo altri 2 a caso tra i 4 successivi. Io vi invito a seguirmi in palestra, così avremo modo di stimolare al meglio i nostri bicipiti. Thank you.
Vi sia piaciuto, sicuramente avrete notato che nel curl col bilanciere angolato fatto in piedi c'è stato un leggero chatting voluto e soprattutto uno slittamento in avanti del gomito, quindi non c'è stata la classica contrazione che avete visto solitamente nelle palestre. Questo perché poche persone ve lo diranno, ma essendo il bicipite un muscolo biarticolare, raggiunge la massima contrazione proprio quando slitta leggermente in avanti il gomito. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like qui sotto, dei commenti se avete dei dubbi, e inoltre qui troverete una mia foto, cliccate su questa foto e seguitemi su YouTube. Oppure guardatevi uno dei seguenti video che vedete qui linkati qui sotto. Buon workout a tutti.